Diciamo che un pareggio contro la capolista ci sta bene, però visto e considerato per come è stato l'andamento della partita, possiamo recriminare magari ai punti di aver lasciato 2 punti agli avversari. Comunque l'importante è che la squadra continui su questa scia e siamo al quinto risultato utile. Ripeto, il punto con la capolista ci sta bene. Certo, c'è un po' di rammarico perché la partita poteva prendere un'altra piega se avessimo segnato, però ci accontentiamo, andiamo avanti così per la nostra strada e sono convinto che con questo approccio che noi abbiamo alle gare possiamo tirarci fuori senza nessun problema. Ulteriore situazione favorevole lo sono il fatto dei nuovi arresti e dei nuovi innesti che, a dire il vero, tranne il Cordiano, oggi non abbiamo potuto sfruttare nemmeno Radicchio oppure lo stesso Mustone, un altro ragazzo che abbia fermato ieri, quindi in futuro ci potranno essere utili. Direttore, messa sotto la capolista a centrocampo e anche sotto l'aspetto della grinta, è mancata davvero la stoccata vincente e clamorosa in alcune occasioni nel secondo tempo. Sì, diciamo che il mister aveva preparato la partita giusto per mettere la partita sul ritmo, sulla grinta, sulla fame, ecco, proprio sul fatto di essere affamati di punti e quindi essere più battaglieri rispetto agli avversari, perché questa è una squadra che ha il tasso tecnico è molto elevato e si sa, se gli dai spazi, se li fai giocare palle a terra, ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Noi siamo stati sfortunati, ci è mancato proprio l'ultimo tocco finale che ormai sta diventando una consuetudine di tutti i nostri match. In alcuni casi è sembrato quasi un appoggio finale, che però ovviamente non è mai semplice, parlarne è facile, poi concretizzarlo non è la stessa Sì, cosa. secondo me Radicchio è andato con un po' di leggerezza, se ti riferisci all'ultimo pallone, in quanto già probabilmente hai visto il segnaline sbandierare, alzare la bandierina per il fuorigioco, quindi ha mancato di concentrazione. Per concludere, il prossimo impegno del San Biasio. Il prossimo impegno è San Biasio e andrà a Palazzolo. Siamo consci della nostra forza, abbiamo rispetto dell'avversario, però non abbiamo nessun timore reverenziale di nessuno.